Vedete, un telaio della macchina della prima serie ha montato praticamente tutto. È completo di motori, tutta la parte meccanica, circuiti elettrici e un po' di organi di abbellimento come il trasformatore alta tensione, la serpentina dell'olio, trasformatori ausiliari. Qui ci sono la parte elettrica di controllo con gli interruttori e il regolatore delle luci e quattro resistenze che servono come dissipatore addizionale al regolatore perché qui circola poca aria. Vedete le colonnine del freno a mano, insieme alle colonnine ci sono le sabbiere con il loro coperchio che si apre e si chiude, dalle sabbiere partono i lanciasabbia. Gli ingranaggi sono coperti da carter, la parte sopra l'ho lasciata aperta per vedere il riduttore. Il carter è diviso in tre parti, la parte fissa, vedete qua una giunta, la parte sottostante e la parte superiore. I carter nella parte bassa hanno un tappo di introduzione dell'olio che serve anche come livello per lo sfioratore e sotto il tappo di scarico, in modo che se si intende farle funzionare parecchio è bene tenere un minimo di olio, i carter sono a tenuta in modo che gli ingranaggi sono sempre lubrificati. All'altra testata ci sono i compressori, la binda di sollevamento e su questo lato le cassette e le batterie che sono state aggiunte in una fase successiva per alimentare le luci. Vedete la sabbiera e la colonnina del freno a mano. La sabbiera ha il suo coperchio che si apre e serve per poter bloccare gli attacchi dei tubi lanciasabbia. La colonnina ha il suo volantino, qui all'interno c'è una coppia conica che muove la testa croce tramite la quale poi si tirano le leve dei freni. Ruotando il volantino vedete che la testa croce si solleva e a un certo punto si blocca, la macchina è frenata, se io la muovo le ruote non vanno più. Vedete che le ruote motrici sono bloccate. Ora allento i freni. Ecco, e ora le ruote motrici girano. La macchina vera in questa parte ha tutta la cabina alta tensione, contiene i motori e le apparecchiature di controllo dei motori. Io ho sfruttato appunto questa parte per metterci le apparecchiature di controllo dell'alimentazione, dei motori e delle luci. Qui dentro è contenuto un regolatore che è alimentato con tensioni variabili da 0 fino a 24 volt. Quando supera i 5 volt può cominciare a accendere le luci con una tensione stabilizzata ai 5 volt. In più ci sono gli interruttori che permettono di prendere tensione dal binario e dall'aereo oppure dai due binari, un interruttore che fa il collegamento dei motori serie parallelo per simulare un po' la cascata parallelo di quelli veri e due interruttori per le luci, uno per le luci interne e uno per i fanali. Ora proviamo a farla funzionare su un pezzo di binario dritto e uno curvo e vedrete la differenza di comportamento. Sul binario dritto è molto sciolta la macchina, su quello curvo forza perché è un raggio troppo stretto. Riesce comunque a percorrerlo, ma è al limite dello sterzo e soprattutto gli assi motori lavorano male. Proviamo quindi adesso a farlo andare. Vedete? Sulla parte diritta è molto scorrevole, non ci sono punti morti dove si punta. Appena arriva sulla curva, forza, rallenta, tende a fermarsi, bisogna aumentare la tensione. La parte meccanica è completata e quindi, a parte ancora alcune fasi di montaggio, posso cominciare a occuparmi della carrozzeria e poi successivamente dei pantografi.
In questi ultimi mesi ho cominciato a guardare le lavorazioni più delicate della carrozzeria, cioè gli stampi e le dime per il montaggio. Erano molto raffinati una volta perché avevano tutti gli spigoli arrotondati e quindi è un po' più difficile di macchine come 626 perché i cofani hanno gli spigoli arrotondati, il tetto termina alle estremità con raccordi come sui lati e quindi bisogna costruire moltissimi stampi. E fra un po' di tempo ci rivedremo e spero di avere qualcosa di buono da mostrare. Prima di passare proprio alle immagini della costruzione, vi propongo alcune immagini girate a Casarile durante un raduno, nelle quali per la prima volta si sono viste girare delle locomotive elettriche. Siccome i binari non sono isolati, non si è mai potuto fare, però in questa occasione un amico gentilmente ha portato un vagone con batterie e telecomando. Io ho preparato una 472 e due 626 con dei cavi di collegamento a questo vagone e poi l'abbiamo fatta girare. Ho così potuto collaudare la 472 che ha funzionato egregiamente sull'anello esterno che ha un raggio di circa 3.300 mm. Mentre invece sull'anello interno che è circa 3.000 di raggio era in condizioni critiche perché lo sterzo era quasi sempre a fondo corsa. Poi ci siamo divertiti con le 2626, sia in semplice che in doppia trazione. Se qualcuno pensava che queste locomotive dovessero essere tenute in naftalina, avrà modo di ricredersi. L'obiettivo è soprattutto non andare avanti e indietro, indietro. Ci provo se vado alla se mi permette. Sì, no, adesso proviamo subito per vedere lo lusso. Adesso tocchiamo, lo fermo un attimo. No, c'è da tirare giù l'altro parco. Mi si è fermata. Ma poi non vedo più.